returning your lord to you, safe and sound. You've our gratitude, Master. You see, lads, there was nothing to fear. Thank you, Witcher, for looking after our dear Count. Seems the jaunt did him wonders, breathed some new life into him. Wait here a moment, Geralt. I have to fetch my coin pouch. Pay my dues. Nuova linfa, prima cosa aveva? New life? He was feeling down? Made no mention, did he? 10 years back, his last, Clarissa's her name, took a spill off her horse. Been bedridden ever since. Cannot walk of her own. She'd been the life of the house before the calamity. A merry sprite what filled every corner with joy. Count would oft take her out on trips. She loved animals too. Excursions he makes now, or rather, paintings he brings home. They's her only window on the wider world. Sorry to make you wait. I was dead chuffed to be able to observe you in action. To confirm for myself there that the tales about you were not exaggerated in the slightest. You showed discipline, reliability, responsibility. I dare say you'd make the ideal business associate. That's a shame you've no interest in the wine trade. One day, maybe. Your reward. Use it well. Thanks. I've one other matter I wish to broach. In a few days' time, I shall exhibit my work for some friends, my coterie, so to speak. Would you come by? Beh, sì, perché no? Why not, if I'm in the area? Splendid. In that case, I shall see you at my lodgings. I'm staying with a friend while in Toussaint, near a village named Francolar. I'll be by. See you. L'avevo veramente giudicato male, il tipo. Devo dire che mi dispiace anche. Detto questo, prima di finire la parte di caccia grossa, che tanto aspetta domani a mezzogiorno e vai al picnic, ci sarebbe il contratto da Witcher, che era qua vicino. Questo qui? Sì, era questo, perfetto. Quello dei ragni. O meglio, degli arachnomorfi, che manco riesco a pronunciarlo per quanto è intricato come termine. Allora, poi possiamo andarcene comodamente al picnic più tardi. Mamma mia, mi vengono i brividi solamente a immaginare di essere lì. Mamma mia, Madonna quanto è forte però. Ok, questa spada è una bomba comunque, eh. Avete fatto strabene a consigliarmi di andare a prenderla. Aia, fuoco. Sono tipo troppi. Veramente troppi. Aia. Mamma mia quanto è grosso questo, mamma mia. C'ho dei brividi addosso a vedere sta roba grossa in questa maniera, veramente terribile. E ne manca? Chi manca? Ah. Ne manca uno in teoria, ma non lo vedo. Minimamente. Perché non lo vedo? Si è incastrato in qualche parte del... Libera la grotta, qua ce ne dovrebbe essere un altro. Mamma mia. Ah, bene. Pensavo sarebbe stato un pochino più complicato. Invece ce la siamo cavata con molto poco. Allora, io direi di uscire... Intaschiamo la cifra pattuita e andiamo al picnic. Ah no, è qua fuori, mi aspettava. Any tidings? All taken care of. Went inside and cleaned up. Thank the gods. And you too, of course. T
Ti va di fare affari? In che senso? Dunque, così vediamo se abbiamo qualcosina da vendere nel mentre. E ho qualcosina da comprare, che vedo che lui è bello carico. Dunque. Questa roba che lui ha. Pozione di liberazione, rimette i punti abilità. Vabbè, questo qua per il respec. Stanno pieni di roba per fare respec. Formula trasmutatore di mutagene. Questi costano 4 lire, io quasi quasi. Visto che abbiamo il trasmutatore a casa. Per quel poco che costa sta roba, io comprerei tutto. Bene, allora, ho preso tutte le formule che c'erano, per cui ce ne possiamo pure andare. A questo punto io direi che non c'è altro da fare se non... Aspettate un attimo. Sella del Cavaliere Errante. Potrebbe essere interessante. Se non appunto andare dal nostro amico a fare questo picnic, che ignoro che... cosa implichi fare il picnic, ma... Sono fatto una lunghissima cavalcata notturna, ma per il momento non sembra ci sia nulla di interessante che possa in qualche modo alterare il nostro percorso. Per cui direi che adesso mi metto esattamente nel posto previsto e aspettiamo meditando il giorno dopo. Sperando che magari questa cosa del picnic ci possa... Ecco, già tra l'altro abbiamo trovato una bacheca che non avevo visto, per cui già siamo un bel pezzo avanti. Allora, io direi come prima cosa mi metto qua a meditare, poi diamo un'occhiata alla bacheca degli annunci, così da eventualmente sbloccare nuove missioni che potranno intrattenerci. Allora. Guarda la mostra, vabbè, quello... Andiamo col conte intanto. Both male and female Beauclair centipedes are formidable predators. De Beast preferred to hunt in packs, yet the author of this extraordinary work was able to capture a lone specimen preparing to attack. Cast your eye on the hunter, who, though fully aware of the danger, wears a look of cold determination on his face as he awaits the optimal moment to strike. Bello. Ah, Geralt, you're here. Wonderful. Come, please. I'm delighted to see you. I've a small gift for you, and I shan't let you refuse. You are free to sell it, of course. Though I would be honored were you to hang it in your home. Thanks. Ma che bello! Beh, questo lo mettiamo a Corvo Bianco. Allora, come sta vostra figlia? Talked to your guards back at the camp. Told me about Clarissa. Sorry to hear about her accident. Thank you. Kind words that mean a great deal to me. How's Clarissa these days? Probably can't wait for you to get back. To get her gifts, you mean? I've dispatched two already. She'll not need to wait for my return. En route home, I meet a pastor Dol Blathana. They say one can see Sylvan's there. Yeah, actually happen to know one. Name's Torque. He can be mean, but for the right fee, he'll do anything you ask. Splendid. I thank you for the hint. Tell him I send my regards. La mossa sta andando bene. Crowd. Parte che sembra di sì. Friends. All of them seem to be fawning over your paintings, too. Oh. When you have as much coin as I do, friends buzz around like flies on fresh meat. And they praise you to high heavens for each trip, burp and sneeze. Not all are lying sycophants, that's not what I mean. Just most, unfortunately. Why bother? Why even invite them around? I'm a man of enterprise. I must put my trade before any personal hatreds or sympathies. And besides... Besides? At times, I'll exhibit a completely failed painting just to listen to them twist their tongues into knots, trying to find just the right superlatives to lather on smeared rubbish. Naturally, the more intent someone is to get into my good graces, the louder they praise my masterpiece. It's devilish fun, I tell you. Devo ammettere che farei la stessa cosa se fossi in quelle condizioni. So long now.
Bene. Unisce la caccia di pony. Bellissimi comunque questi qua. Adesso, al di là del discorso videogioco, complimenti a chi l'ha realizzati questi nella realtà, diciamo, perché sono veramente molto belli. Bisogna avere delle stampe di questa roba. Comunque, detto questo, adesso abbiamo una nuova bacheca da vedere. Allora, avviso della Guardia Ducale. Con riferimento al torneo dei cavalieri, si raccomanda ai viaggiatori di non provocare i cavalieri erranti. Chi causerà duelli verrà punito severamente. Bene. Sono un apicoltore che nell'ultimo anno anno? Perché hanno scritto anno con l'H? Vabbè. Nell'ultimo anno ha visto le sue api falcidiate da una piaga misteriosa e che non si abbasserebbe mai a rubare gli sciami altrui. Se avete api da vendermi, sarò lieto di comprarle. Cercasi ragazzo sveglio che se la cava con i cavalli per farmi da scudiero. Sono un cavaliere esperto e chi entra al mio servizio ha l'opportunità non solo di apprendere i costumi cavallereschi, ma anche le buone maniere dell'alta società. Ehi cavaliere, sei giunto da lontano con indosso la tua scintillante armatura, adesso si è ammaccata. Del resto si sa che voi cavalieri non resistete alla tentazione di duellare. Le vostre armature ne risento. Sono un armaiolo dalle tariffe più che ragionevoli, soprattutto se paragonato a quelle in vigore a Beauclair, dove i clienti vengono letteralmente spennati. Rivolgetevi a me e non ve ne pentirete, va bene. Poi ho perso uno speciale ferro di cavallo di forma conica che ho pagato una fortuna a Belhaven. Qui non li producono nemmeno, perciò chi me lo riporterà potrà bere a mie spese. Marcel di Bazan. PS, non sono un cavallo, questa battuta non fa più ridere. Poi il proprietario del vigneto Hortense è rimasto gravemente ferito durante un attacco sferrato da alcune scolopendre giganti. Dato il persistere della minaccia, il vigneto Hortense resterà chiuso fino a nuovo ordine. Bene. Tutti i messaggi che si potevano prendere li abbiamo presi, per cui a questo punto direi di dare un'occhiatina alle missioni e vediamo un po' cosa si può fare. Oltre al fatto che potrebbe essere un buon momento per fare il torneo di Gwent. Quasi quasi. Ho fatto una piccola deviazione perché credo che questo sia l'armaiolo, quello delle armature speciali. Siccome ne abbiamo uno schema, infatti. Piccolissima deviazione prima del torneo. Ho già trovato qualcosa. Wonderful. I shall draft a copy. This is good. This at last will earn me the title of Grandmaster. I thank you, Witcher. Bene, poi, visto che ci siamo, io mi farei dire gli ultimi schemi dove sono. Let's talk about the other Witchers. Of course. Where should I begin? Mancavano due, infatti, l'orso e la manticora. Sentiamo questi due in maniera tale che poi, se ci capita, come è successo poi col lupo, di beccarli in giro, meglio ancora. Tell me more about the bear, can you? He appeared shortly after Master Tiensail took me on as his apprentice. I remember the bear-head medallion that hung from his neck. I remember a towering witcher who haggled like a fishwife. Witchers never have too much coin. True. This one clearly was not wealthy. But he pledged to bring us coin after he completed a contract at the Tufo Vineyard, where a building had just collapsed. Time passed, the bear never showed, and my master sent me to the Tufo estate. As it turned out, the Witcher had indeed accepted a job. Yet that was all they heard of him, and that is all I know. Poi l'ultima. School of the Manticore. Probably know the least about it, though once, long ago, wore some armor forged there. My master said the Manticores have their fortress in the Far East. A century passed, one of their number came to him, a witcher named Merton. He made a poor impression on my master. He stank like a dwarf and still, and quarreled fiercely all the time. Tiensail slammed the door in his face and told him to return when he sobered up. He would conduct no business with a drunk. The Witcher, however, failed to return. Folk say he got into a booze-fueled brawl with the Ducal Guard. He was arrested and sentenced. Bastoy Prison, where he was held, well, it's been a ruin for years.
Still, you may want to start your search there. Che sono tutti belli infognati, eh. Devo dire, vediamo un po' quanto costerebbe, soprattutto com'è quella del lupo che abbiamo recuperato in precedenza. Allora, arma d'acciaio no, attrezzi neanche. Anche se attrezzi quello delle armi. Kit di riparazione di armi, esperti. Vabbè, abbiamo solamente quello. Aspettate un attimo. Cianfrusaglie non ci interessa. Componenti di ricreazione neanche. Corazze. Ecco, allora. Dovrebbe essere qua. Lupo del. Armatura del lupo da Gran Maestro. Allora. Non è meglio di quella che abbiamo noi. Quella attuale, il nostro possesso, sembra essere molto molto meglio, sebbene appunto non sia affatto male. Che tanto serviva pelle di scaltro, certo, la infusa e placca di demeritium arricchito. Bene, non avevamo nessuno dei due, per cui da una parte meglio così. Ok, io direi che visto che ci siamo, mi riparo tutto, così non ci si pensa più. Abbiamo preso tutto, direi che ce ne possiamo andare. Sì, arrivederci. Good luck on the path. Poi con calma cercheremo tutto quello che c'è da cercare. A questo punto, come si diceva, siamo arrivati al momento tanto atteso da parecchi di voi, perché tanto mi ha stupito, devo dire, la richiesta che c'è stata di questo torneo di Gwent. Per cui andiamo a vedere un po'. Tra l'altro dov'è, scusate? Ah, qui sono caccia al tesoro, giustamente. Dov'è? La fan di Brooklyn. Gwent, torneo per tutti. Gwent, niente, però ci sono le skelliche. Vabbè, questo lo faremo. Lo farò io eventualmente. Quella ricerca delle carte mi sembra un po' eccessivo farvi vedere anche quello. Per cui andiamo a torneare, come si suol dire, e vediamo un po' se riusciamo a portarci via qualche bella cifra di soldi. Oh, le sale di Corvo Ecco sono state ristrutturate. Bene. Quindi prossima cosa da fare dopo il torneo di Gwent, andare a vedere a casa com'è la situazione. Ci hanno messo abbastanza poco, devo dire. Ah, fermi tutti. Quest la faremo poi, però intanto l'avviamo. My eyes were not deceived. Yet so far south. You, sir, of all folk in all your fame. Me, south in all my fame. Ah, I've heard so much. Why were Master Dandelion Taradin Beauclair not a day passed without him baying out a ballad in admiration of your deeds? Yeah, unwelcome little habit of his. But what can I do for you? Ah, you see, my betrothed, Francois Le Goff, vowed in my honor to bring me the head of the horrid beast they call Grottore. Grottore. Some sweets in a bag. Witcher, sir, you jest. A love most true demands proof through heroic deeds dedicated to the heart's captor. But alas, Francois has been gone a fortnight. Thus, I must plead with you to see what's become of him. Could you? Would you? Per forza, vabbè. Che poi mi sento terribilmente in colpa anche a chiedergli i soldi a una donna del genere che ha perso il suo amato, per cui va bene, andrò a controllare, poi ci darà quello che ci vuole dare. I forget you come from afar and do not know our land. They say Grottore has its lair in the caves at the foot of the Gorgon Hills. That close to the city? Telling me no bold souls have ventured out to defeat the beast? Quite the contrary. Plenty have, but none's returned. My concern is well founded. I see. All right. High time I set off. Sto Grottore che cosa sarà? Lo scopriremo molto presto. Allora, io direi... No. Che cosa? Ma hanno ricambiato la quest un'altra volta. Io... Speravo. Allora, missione secondaria, Gwent, un torneo per tutti. Chissà se riusciremo mai ad avviarlo, questo torneo di Gwent. Allora, salvo altri colpi di scena, adesso ci siamo. Siamo pronti a spennare anche la gente qua. Sperando di farlo poi, perché insomma...
Nell'avventura di base non ho più trovato nessuno in grado di mettermi in difficoltà a Gwent. Qui magari troveremo dei mazzi particolarmente ostici. Anche perché io il mazzo di Skelly che non ho idea di che carte abbia per il momento, per cui sarà anche interessante vedere un po'. I assure you, Skellige is just as strong as the other factions. It shall soon be considered canon. Of this I'm certain. I don't know. Always been an Ilfgaard man myself. I must give it some more thought. Sono pronto, fatemi giocare. So a notice about a Gwent tournament. By all means, you've come to the right place. I am Count Martin Monnier, organizer in chief. Our tourney is more than mere diversion. We've a mission, see, to spread word of my brother's brainchild, Skellige, a new Gwent faction. Da dove viene l'idea di un nuovo mazzo? Where did you get the idea? I mean, why bother? All Beauclair knows me as a great lover and promoter of Gwent. My brother, dead for some time now, was known to be the same. We shared another great passion, travel. Spent a great many years at sea in our youth, marking out our territory in multiple corners of the world. Yet the one that truly grabbed us by the stones were the Skellige Isles. The stormy sea, consumed by a fever, a suicidal awe, dashing itself against somber cliffs. That is the image I retain. It and others like it inspired my brother to devise the new faction. Voglio sapere della nuova fazione. These new cards. Tell me something about them. Their design embodies the Isle's spirit. The rage-filled potency, the rough, brutal beauty. Famed Skelligers, heroes of lore, berserkers and beasts, ogle us from the cards. Bran Tuirsek is the faction's leader, of course. And the other famous Skelligers? Hjalmar and Ceres on Kreite, naturally, though not conjoined. Also Heimdall the hero, the venerable druid Ermion, the list goes on. Non deve essere male comunque questo mazzo nuovo. Poi con calma devo recuperarmi tutte le carte. Where do I sign up to play? Right here with me. I've one slot open, but there's a condition. You must use cards of the Skellige faction. Ecco, mi hanno troncato subito l'entusiasmo. I've already asked a great many seasoned players to do the same. Alas, all fear novelties, disdain process, care too much for the climax, for winning. So they insist on playing with their tried and true decks. Long story short, you need a sucker who will risk it. Take a stab at proving Skellige is no worse than the established decks. Best way to do that would be to win this tournament using your brother's cards. We understand one another perfectly, I see. Behold this trophy. Standing stiff and strong. It could be yours if you win. Not bad. Could look great in my house. On the sideboard, maybe. D'accordo, sono il mazzo di Skellige, ma prima, cioè, devo farlo. All right, I'll give it a shot. Play using the new faction. That is an exceedingly good rub to my loins. Just one small adjoinder. I can only provide you a basic Skellige deck. My brother, alas, gave away or lost many key cards. No chance I can win the tournament with these cards? An issue easily resolved. You must simply face local Gwent competitors, win the missing cards from them. Besides, it would be very good practice for the tournament itself. Here, the cards I can spare you. Take them, please. The rest I keep for myself, for I too intend to play as Skellige. Bene, quindi devo dire che a questo punto la nostra parte dedicata al torneo di Gwent è parzialmente rimandata per il momento. Ci tocca tristemente farci tutta la ricerca delle carte. Per cui adesso io direi che mi faccio una partitina al volo prima di chiudere. What? Oh, I'm just jesting. You, sir, clearly were not born in a barn. Welcome to the pheasantry, the best auberge in all the duchy.
Allora, mai visto un cucchiaio come questo? Ah, questo si ricollega alla missione di cucchiai che abbiamo fatto? Spoon like this. When you set a place, where's it go? My oh my. It seems rather a fanciful bouillon spoon. Or a key of some sort. There's a note here. Yeah, note let me hear. Any idea what the key might open? Never seen it before. But you might search the cellars. The previous owner left all sorts of knickknacks there. Bene, quindi non volendo abbiamo tipo attivato una cosa fighissima. A questo punto una partita a Gwent, così anche quelli che erano curiosi di vedere il nuovo mazzo lo potranno fare senza doversi sorbire l'episodio che dedicherò interamente. Tanto una partitina ogni tanto credo che la sopportiamo bene tutti. Allora, mazzo di Skellig, dunque, qua bisogna capire un attimino la situazione. Mescola nel mazzo le carte scartate di ogni giocatore, mentre questo le unità perdono solo metà della forza in condizioni climatiche avverse. Questo sarebbe molto interessante come comandante, comunque per adesso ci tocca questo. Poi, io di solito gioco con delle cose abbastanza normali, nel senso che metto una cosa per ripulire e ho uno di ognuno, tanto per. Poi, questa è una cartaccia abbastanza bruttina, devo dire. Cosa succede? Attiva la trasformazione di tutte le carte berserker nella sua fila, ecco, questa ci serve. Poi, per il momento io direi che mi metto le mie carte speciali che ho tanto faticosamente. Gontero Dim ci abbiamo pure. Molto carina questa. Trova tutte le carte con lo stesso nome nel tuo mazzo e giocale subito. Quindi possiamo averne più di una. Beh, qualcosina comunque c'ho, devo dire. Pensavo di no, ma Lugos, guerriero degli Ancrate. Sì, sta venendo fuori un mazzo più che discreto. Io che avevo pessime aspettative nei confronti di questa fazione. Berserker si trasforma in un orso quando c'è una carta Mardroeme nella sua fila, che è quella che abbiamo messo prima. Ne abbiamo una sola, però lo prendiamo lo stesso. Poi nave leggera. Comunque sembra veramente un mazzo molto figo. Io che non gli davo due lire. Poi questo qua è un altro berserker. Questa ci permette di recuperare una carta dalla pila degli scarti, che può essere sicuramente molto utile. Per il resto direi che ce la facciamo piacere così. Mi porterei giusto un corno del comandante, un paio di esche perché mi piace molto giocarci, e bonustione. Si scarta dopo l'uso, uccide la carta o le carte più forti in campo. Sì, può essere. Può essere utile. Proviamo questo mazzo di Skellig. A questo punto io non mi ricordo il potere comandante, già l'ho dimenticato. Comunque, allora, contro di me ne abbiamo uno solo, per cui per il momento non ci facciamo granché. Però allora, un paio di leggendari ce li teniamo. Questa fazione devo decisamente studiarmela comunque. Allora, bene o male. Io direi che adesso le cose climatiche ci facciamo a meno. Allora, il mazzo dei mostri io solitamente lo soffro un po'. Però possiamo cominciare rapidamente con una bella Sirilla. Che secondo me mette subito la situazione in chiaro. Dunque, 24 a 15, lui sta con 7 carte. Io potrei farlo stancare su questo primo round, così da fargli consumare quanta più roba possibile. Bene. Se io riesco a fargli utilizzare un altro po' di robaccia, adesso mi butto il buon Gontero Dim, tanto per perdere tempo. Lui si sta appena... anzi, lei si sta svuotando il mazzo. Bene. E direi che ci prendiamo due carte extra, che non è affatto male. L'avversario ha passato. Noi a questo punto con un Geralt
Arriveremmo a 39 e la vinceremmo di una. E io quasi quasi sto primo turno me lo porto via. Avrei tre carte di vantaggio e un round a favore. Direi che la partita è ufficialmente vinta, anche con un mazzo che non ho mai provato. Allora, ci è andata abbastanza bene, non è affatto male. Allora, tocca a me. Potremmo mettere questo, ah. Facciamo la coppia di... non mi ricordo neanche che cosa sono, come si chiamano. Guerriero degli Ancrate, eccolo, ok. Raddoppiatevi la potenza. Bello violento comunque come mazzo, mi piace tanto. Dunque, 28, direi che abbiamo stravinto. Perché adesso metto la nave da guerra, che dovrebbe richiamare qualcosina dal mazzo. Perfetto. Aia. Brutta. Lui ha finito le carte. Noi con 7 e 6, 13... no, ci conviene perdere questo e vincere automaticamente l'ultimo. Perché se pressiamo qua, l'andiamo a perdere. Adesso. Ah! Abilità scheletrica attivata che faceva cosa? Mescola il mazzo le carte scartate dal giocatore. Ah, ok, vabbè. No, non voglio usare l'abilità speciale, per carità di Dio. Sì, a parte sto buttando carte quando abbiamo già vinto. Non c'è neanche bisogno di fare alcunché. La partita è ufficialmente vinta. Portiamoci a casa sta carta extra. Bene. 100 corone e Drake Bondu. Vediamo che cos'è questo Drake Bondu. Mazzo Gwent. Io ragazzi sono ufficialmente rientrato nel vizio bruttissimo del Gwent, e che Dio mi aiuti il giorno in cui uscirà il gioco vero e proprio. Allora, raddoppia la forza di tutte le carte unità di una fila, massimo una per fila. Questo è un po' il Dandelion in versione skellige. Bene, io direi a questo punto, prima di continuare la nostra ricerca di carte, che a questo punto, visto che abbiamo da fare una partitina di tanto in tanto, fatemi sapere se vi potrebbe piacere vederlo o se non vi interessa. Anzi, vi schiaffo proprio un sondaggio qua in questo momento, in modo tale che non sia più vaga la cosa, ma la facciamo chiara per tutti quanti. Volete vedere le partite di Gwent ogni tanto? Sì o no? Fatemelo sapere, così ci organizziamo. Detto questo, io però volevo fare un'altra cosa prima di andare a fare eventualmente altre partite, o magari posso alternarle io, farne vedere qualcuna farla io, insomma fatemelo sapere attraverso il sondaggio e poi magari spiegatemi bene attraverso un commento. Detto questo, io volevo andare a vedere sta cosa però della chiave a cucchiaio che c'era rimasta. Sarà su caccia al tesoro? No, qui non è, pecora trova... eccolo, questo qua, soldi facili. Ispeziona la cantina del vecchio fagiano mentre esplorava la tenuta maledetta dei Trastamara, che la trova una strana chiave a forma di cucchiaio, alla quale era attaccato un biglietto. Il biglietto affermava che lo strano cucchiaio era di proprietà del vecchio fagiano, conosciuto in lungo e in largo per essere la migliore taverna del ducato di Tussan. Il Witcher decide di seguire l'indizio e si recò al vecchio fagiano, dove la locandiera negò di aver mai visto quel bizzarro utensile. Suggerì però a Geralt di scendere nella cantina della taverna, dove il precedente proprietario aveva lasciato alcuni documenti. Vediamo un po' di che si tratta, sperando che non ci porti a un'altra cosa da cercare, ma semplicemente ha una conclusione, ovvero qualche lira per noi. Per scendere devo passare di qua? Penso di sì. Ok. E qual è? Domanda delle domande. Vabbè, io sto rubando vino come se non ci fosse un domani. Ah, eccola. Libro di ricette di Smigol Luis Serkis. Allora, contiene centinaia di ricette, ma sull'ultima pagina al posto della ricetta del coniglio alla Beaucleroi. Vabbè, sapete il mio francese com'è. Ci sono appunti scritti in maniera disordinata. Per le ferite di Lebioda. Ho consultato decine di manoscritti elfici e alla fine l'ho scoperto. Ora so cosa apre la chiave a forma di cucchiaio che ho comprato all'asta. Si tratta della chiave del leggendario studio di Ramses Gorton,
il sacerdote elfico della dea Danamebi. Mi sento molto Aldo Giovanni e Giacomo Cador, figlio di Khmer, i cui capolavori culinari non sono mai stati eguagliati nemmeno dai più grandi chef moderni. Se riuscirò a trovare le rovine del tempio, che pare siano nella foresta di Beauclair, metterò le mani su quelle incredibili ricette, per non parlare degli altri tesori che il grande chef deve aver custodito nella sua cucina mentre perfezionava la sua arte. Il resto della pagina è coperto da una macchia di unto. Bene, il tizio ha sbavato semplicemente pensando a ciò che avrebbe trovato. Bella gente, ci sta sempre in giro. Per cui niente, io a questo punto direi che ci possiamo continuare a fare un giro. Per cui io per il momento, ragazzi, direi che si può chiudere qua per oggi. Fatemi sapere attraverso il sondaggio, ve lo ricordo, la questione Gwent, così che si possa fare qualcosa in base alle scelte della maggioranza. Io per il momento vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.